Adesso parliamo del Nome della Rosa, questo nuovo volume edito da Omo Nuove Edizioni. E cosa l'ha spinta a confrontarsi con questo adattamento di questi libri di Umberto Eco e questo? Comunque, intanto mi è stato proposto dal direttore di Linus, Igor, e ci ho pensato su un po', perché appunto non ci avrei mai pensato di mio. Ero ovviamente un lettore appassionato di Umberto Eco e so che lui apprezzava il mio lavoro, so che lui soprattutto apprezzava il fumetto, cioè è stato uno dei grandi intellettuali italiani che hanno contribuito molto a riconoscere il rango culturale, diciamo, del fumetto. Quindi c'è un prima Umberto Eco e un dopo Umberto Eco nella storia del fumetto, nella storia della sua evoluzione sociale, appunto. E per cui c'era già questo senso quasi di avere un debito nei confronti di Umberto Eco in quanto fumettaro io, per cui quando mi è stata proposta questa trasposizione a fumetti rappresentava una sfida molto impegnativa, perché non ci sono ragazze, se no una, sono tutti vestiti da monaci, eccetera. Però contemporaneamente era tale il fascino proprio del romanzo e tale anche il fascino nei rapporti della figura di Umberto Eco, che vabbè, era la classica offerta che non si poteva rifiutare. Da lettore del romanzo, quali sono gli aspetti, le peculiarità che più l'hanno colpita, che le sono piaciute? Ma intanto il modo di raccontare il Medioevo, che non è un Medioevo draculesco, insomma, come ci ha abituati a pensare una certa lettura del Medioevo dei romantici di fine Ottocento, insomma, di questi romanzieri come Mary Shelley, come Allan Poe, insomma, che per cui il gotico come aggettivo ormai per noi, quando diciamo romanzo gotico, non è che sia ambientato nel Medioevo, ma è un romanzo dell'orrore, insomma. Ecco, tutto questo invece non c'è nella lettura che ne dà Umberto Eco, che credo sia una lettura anche più esatta. Anzi, lui stesso nel testo dice nulla di terrificante, più di una volta tende a togliere questa patina di orrore, insomma. Non è un romanzo gotico, ecco, è un romanzo ambientato nel periodo gotico, ma non è un romanzo che noi potremmo definire gotico. Questo è il fascino principale, appunto. E invece da autore, quali sono stati gli aspetti che lei ha voluto riportare su carta e quindi nella costruzione poi di questi volumi? Ma intanto il fatto, l'unico probabilmente vantaggio che ha una trasposizione a fumetti nei confronti della trasposizione cinematografica o in serie televisive è il fatto che i disegni nel romanzo di Umberto Eco hanno molta importanza, hanno un'importanza capitale, perché poi saranno questi disegni, questi marginali che muoveranno al riso, e il quale riso scatenerà poi il castigo dell'assassino, diciamo, senza entrare nel dettaglio, perché comunque si tratta di un libro, anche di un libro giallo, e perciò sono fondamentali questi disegni, e che venivano chiamati vignette perché avevano queste figurette di tracce di vite, eccetera. Per cui come autore, diciamo, da un certo punto di vista mi sono trovato anche a casa mia, insomma. Cioè, parliamo di disegni e parliamo di vignette, quello che non ho fatto altro che fare da 50 anni a questa parte. Per cui, insomma, c'è, come autore di disegni, diciamo che mi sono sentito anche con abbastanza esperienza e autorità da poter darne comunque una versione disegnata. Io, storico molto importante, tutto il profilo artistico e architettonico,
portato avanti degli studi anche per la ricostruzione di quel periodo lì, e poi soprattutto in che, se c'è stato un dialogo, se c'è stato un rapporto con il film dell'86, l'adattamento cinematografico di Jean-Jacques Annaud. Il rapporto col film di Annaud c'è, diciamo, forzatamente, ma ho cercato di rimuoverlo il più possibile. Proprio non l'ho più rivisto e ho cercato di non pensarci. Ho cercato di partire solo dal testo, solo dal testo. E naturalmente sì, c'è stata una ricerca che ha sfruttato la ricerca che a sua volta aveva fatto Umberto Eco prima di me, che ha lasciato anche degli schizzi. Per esempio, non lo so, c'è a parte una frase nel testo del ragazzo di Azzo, da Mac, che commenta la chiesa, dice: ho visto in seguito molte altre chiese molto più magniloquenti, più grandi di queste, ma questa aveva il suo fascino, seppure appunto nelle dimensioni modeste. E poi dedica 3 pagine alla descrizione del portale di questa chiesa. Era il tempo delle cattedrali, cioè le cattedrali avevano un'importanza fondamentale nello stabilire il rapporto tra fedeli e altissimo, diciamo, e l'assiso, come chiama Umberto Eco. E i benedettini avevano una visione più contenuta, diciamo, del gotico. Non sono quelle cattedrali vertiginose del nord della Francia, per esempio, anche se Cluny, che è quasi distrutta, che è benedettina, ha comunque delle dimensioni importanti, ma diciamo che ho fatto un incrocio fra il gotico francese e il gotico italiano. Il gotico italiano, se noi guardiamo a Firenze, arrivavano a stabilire la distruzione della forma che in Francia invece è ottenuta facendo grondare queste architetture di piccoli dettagli, di volute, di statue, di finestramenti sottilissimi, cioè sono veramente dei merletti, diciamo, altissimi e imponenti, mentre da noi in Italia si guarda soprattutto Firenze, questa distruzione della forma nel periodo gotico si è ottenuta giocando sul cromatismo dei marmi. Se noi guardiamo Santa Maria in Fiore, per esempio, o il campanile di Giotto, se noi riuscissimo a immaginarlo bianco, sarebbe una cattedrale poco più che romanica, diciamo, cioè ha la severità del romanico. Ma essendo strutturata proprio con tutti questi marmi, questi giochi cromatici, noi abbiamo l'impressione della distruzione della forma, che è nello stesso modo, però molto più sobrio, molto più pittorico, ecco, che non le cattedrali del gotico francese del nord. Quindi probabilmente è stata una bella sfida, diciamo, affrontare e cambiare completamente. Ah, sì, no, ma è però molto appassionante, certo. A me piace, mi ci diverto proprio a guardare, a studiare la storia. Restare qui a parlare, purtroppo abbiamo finito il tempo, io la ringrazio. Vediamo. No, aspetta. È sempre bello poter parlare di questo, anche ascoltare soprattutto il suo punto di vista e le sue lezioni, ecco, diciamo così. Grazie ancora, grazie tanto.